Eurobasket 2017, Pustovi trascina l'Ucraina alla vittoria contro la Georgia, 88-81. Artem Pustovi esulta dopo la vittoria della sua squadra. L'Ucraina vince soffrendo contro la Georgia e conquista due punti fondamentali in vista della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Gli uomini di Mourzin avevano l'obbligo di riscattare le sconfitte patite contro Italia e Germania e proprio per concretizzare tale intento il coach ucraino ha deciso di affidarsi dall'inizio a Kolchenko, Lukashov, Lipovi, Bobrov e Pustovi. Anche la Georgia di Dzouros ha dovuto cedere il passo ai tedeschi e per questo motivo si è presentata in campo con il quintetto migliore, composto da Dixon, Pakulia, Tsintzase, Markovicvili e Shengelia. Nonostante la differenza tecnica tra i due roster è l'Ucraina a partire meglio ed a fare la gara, con la Georgia a rincorrere. La squadra di Dzouros non riesce quasi mai a colmare il distacco che li separa dagli avversari, arrivando infatti all'intervallo sotto di ben 13 punti. Nel secondo tempo la Georgia scende sul parquet con un altro spirito che però non è sufficiente a contrastare il gioco messo in mostra dalla selezione ucraina. La squadra di Mourzin continua a produrre canestri senza però mai riuscire a scappare definitivamente nel punteggio. La Georgia riesce a rimanere attaccata alla partita, pagando poi questa rincorsa nel finale quando l'Ucraina trascinata dal proprio centro, Pustovi, vince la sfida. Proprio l'N.15 è il grande trascinatore della nazionale gialloblu, ma insieme a lui ci sono anche Lukashov, autore di una doppia-doppia da 17 punti ed 11 assist, Lipovi, 11 punti, e Bobrov, 13 punti. Ai georgiani non bastano i 17 punti di Pakulia e Shermadini, i 16 di Shengelia e gli 11 di Sanadze e Markovicvili. L'Ucraina apre la partita con un break di 8-0 grazie alle triple di Lukashov e alla schiacciata di Bobrov. La Georgia interrompe il buon momento avversario con il primo canestro della partita segnato da Shengelia con il layup, a cui fa seguito la tripla di Tsintzase. L'Ucraina dopo un breve momento di difficoltà torna a segnare impedendo così alla selezione georgiana di riportare la partita in equilibrio, ma la squadra di Dzouros non demorde e riaccorcia le distanze con il canestro da oltre l'arco di Sanadze. A questo Mourzin si vede costretto a chiamare il time-out. Ma dopo il minuto di sospensione Shermadini firma il sorpasso realizzando 5 punti consecutivi. Prima della sirena del primo quarto Pustodvonov va a segno con la tripla permettendo così all'Ucraina di chiudere in vantaggio per 21-20. La stessa ala ucraina apre la seconda frazione di gioco con un altro canestro dal perimetro. Ma dall'altra parte gli risponde subito Shermadini con un layup. Lo stesso centro georgiano va poi a schiacciare il meno 2, 24-26, ma Lipovi con la tripla riporta l'Ucraina a distanza di sicurezza. Il roster di Mourzin va poi a segno con una layup chiusa perfettamente da Pustovi ed allora Dzouros decide di chiamare il timeout. La medesima azione si ripete in uscita dal minuto di sospensione con Bobrov che finalizza l'assist di Lukashov. La shooting guard ucraina va poi a segno con una tripla che vale il più 10 in favore dei suoi, 26-36. L'Ucraina sfrutta la doppia cifra di vantaggio per volare nel punteggio con Pustovi, che si rende prima autore di una stoppata su Shermadini e poi nell'azione successiva chiude la layup costruita da Lukashov.
la Georgia prova a tamponare il tentativo di fuga avversario con la tripla messa a segno da Sanase, ma per spegnere sul nascere le speranze di rimonta georgiane Mourtsin decide di fermare il gioco. Alla ripresa la Georgia si riporta a contatto con la tripla messa a segno da Markovishvili, al quale però risponde subito Lipovii con un canestro da oltre l'arco. L'Ucraina ritorna così sulla doppia cifra di vantaggio ed allora Zouros si vede costretto a chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Bobrov va a segno con un alley-oop, ma dall'altra parte gli risponde subito Pakulia con il layup. Nel finale Kolchenko con una tripla fissa il punteggio sul 51-38 in favore della selezione ucraina. Lipovii apre la terza frazione di gioco andando a segno con un layup, a cui fanno seguito i liberi realizzati da Pakulia. L'Ucraina tenta subito l'allungo con la tripla di Zaitsev, ma dall'altra parte gli risponde Markovishvili con un canestro da oltre l'arco. Da qui parte la rimonta della Georgia che torna sotto la doppia cifra di svantaggio, ma nel proprio momento migliore subisce la tripla di Pustozvonov, il quale mantiene a distanza di sicurezza l'Ucraina. Nonostante ciò Mourtsin decide di chiamare il time-out per migliorare la fase offensiva e difensiva dei suoi. Il minuto di sospensione non giova al roster ucraino, infatti Tsintsas riporta a contatto i suoi con una tripla. Le difficoltà si palesano ancora di più quando Pustovii si fa stoppare un facile layup da Shermadini. Nel finale il piazzato di Shengelia ed i liberi di Pustovii fissano il risultato sul 67-63 in favore del roster ucraino. Gli ultimi 10 minuti di gioco vengono inaugurati da Pustovii che va a segno con un alley-oop. La Georgia si fa sorprendere dalla maggiore aggressività della squadra ucraina e va in difficoltà nel reparto offensivo con Shermadini che si fa stoppare da Pustovii. Poco dopo anche Shengelia si vede stoppare la schiacciata da Bobrov. La Georgia interrompe questo momento di difficoltà con Pakulia che va a schiacciare il canestro che vale il meno 4, 67-71. Con l'intento di completare la rimonta Zouros decide di chiamare il time-out, ma dopo il minuto di sospensione il distacco rimane invariato ed allora il coach georgiano riferma il gioco. La pausa non giova alla Georgia, che subisce una nuova tripla da parte di Lukashov, al quale però risponde subito Sanase con un canestro da oltre l'arco. In vista dell'assalto finale Zouros decide nuovamente di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione entra in scena Markovishvili che con una tripla riporta a contatto i suoi. Koniev dalla lunetta rispedisce indietro la Georgia, che nel finale si arrende anche ai liberi di Bobrov. La partita si conclude quindi con la vittoria degli ucraini per 88-81.